tutti noi, perché poi diciamo la verità, Kindle è andato bene, ma insomma è rimasto uno strumento di nicchia. Tutti noi che impugniamo un libro, un foglio, mentre lo leggiamo, stiamo facendo un percorso in salita. Flaubert invita a leggere Montaigne non per venire istruiti, ma per vivere meglio. Ecco, che cosa ha di nuovo la sua scrittura rispetto appunto a Epicuro, per esempio, alla grande saggezza degli antichi greci? Questa è la cosa più importante da dire. Questo lettore è un libro sincero. Lui per tutto il libro, attenzione, per molti versi è un'autobiografia, lui racconta di sé. Lui dice: nessuno ha scritto un libro conoscendo la sua materia come me, perché io parlo solo di me. Che vuol dire parlare di sé? A un certo punto si mette a dire che, non so, ha dei problemi di reni. Io in quel periodo, sembra strano, ovvero enfant prodigio, io a 17 anni ho avuto coliche renali. Quindi quando mi leggo delle coliche renali di Montaigne, divento entusiasta, se possibile ancora di più. Montaigne lascia la Francia e va in Italia, dove? A Viterbo, a Saturnia, per curare il male della pietra. Lui passa pagine a parlare di come fanno male i reni. A un certo punto lui dice: noi siamo meravigliosamente corporei, e con una disinvoltura, siamo nel 1580, dice: quanto mi divertivo da bambino insieme agli amici a ricorrere ai peti armonizzati secondo il tono dei versi che si recitavano, no? Uno, voglia dire, si sa che da bambini, io conoscevo un ragazzo che ruttando diceva la formazione dell'Inter. Ecco, lui parla dei peti armonizzati con cui giocava da ragazzo. Lui non teme nulla, lui si apre a tutto.